me ne scelgo questi, così almeno ho delle, diciamo, delle alternative. Poi generalmente cosa faccio? Su questo o gli carico un equalizzatore, come in questo caso, o comunque per lavorare un po' più velocemente, cosa mi carico? Un autofilter, così. Poi mi carico un utilities e gli metto in utility questa parte, in modo tale che posso lavorare in mono, perché il sample generalmente in stereo è anche magari un po' pan, ma per creare il basso in realtà parto dal mono. Ok, quindi vado a lavorare per esempio su questo. Adesso magari chiudo un attimino il kick giusto per farvi capire di che cosa sto facendo. Tolgo anche quello di Reactor. Qua. Sente poco, probabilmente, però in realtà potreste sentire. Sì, io lo sento, eh. Ok, questo è il sample. E poi su questo, vabbè, posso provare anche a dargli magari un po' di gain per capire cos'è. E poi magari lo taglio su un quarto o. Ok, per esempio su questo, no? Per creare un po' di. E poi già da qua, filtrandolo e per esempio picciandolo, diamogli un po' di gain perché magari ne ha bisogno. Già qua gli ho creato un basso non convenzionale, nel senso che sono partito da un altro procedimento, non da una creazione con delle note scritte, ma già partendo in realtà posso vedere come gira col mio. Da qua provo a vedere se. No, mi piace più questo. E da qua provo a vedere se magari riesco ancora a picciarlo un po' per creare. Chiudo ancora. Già qui mi ha creato un groove Non male. sul mio kick. È un po' lento, ma è figo. Eh? È un po' lento. Ma in realtà è perché il mio progetto di default era 120, ma in realtà parto. Oh, mo' iniziamo a ragionare Hai meglio. ragione. Figo. In realtà se ti faccio sentire com'è senza questi tre plugin. C'entra niente. Figo. Niente. La stessa cosa la puoi fare con quest'altro. Magari su questo. Vai. E qua magari scendi. Hai tutta una groove che ti sei creato Sì. partendo da un sample e sono già due diversi, eh? Questo più completamente diverso. Sì.